Bitches, sono Power, il vostro guardiano preferito, e sono qui con questo gameplay per farvi vedere come prendere il nero martellante. Ma sto scherzando, non si chiama nero martellante, sto parlando del fuso martellante, un nuovo fucile di precisione esodico che ha bene gli stessi perk del nero martellante, quindi un fucile ottimo per PvE, incredibile comunque da usare, e vi dirò io come fare in questo caso. Allora, per prima cosa, Bitches, per prendere il fuso martellante dovrete fare la storia eroica del giorno, che si chiama Perdere la luce sulla luce. Questa storia eroica del giorno è quella che bisogna prendere l'anima, il cristallo dell'anima di Grota, vedere se ci sta un pezzo dell'anima di Grota e poi scappare. Mentre state scappando troverete delle porte che dovranno essere aperte con dei manufatti. La prima richiederà un manufatto, la seconda due manufatti. Quando arriverete alla stanza tonda dove ci saranno i tre manufatti da inserire nella porta, andate dritti, andate verso il diciamo il proiettore gravitazionale, non so nemmeno io come chiamarlo, che vi farà ascendere, in questo caso salire, fino al catch, cioè alla nave dei caduti, in cui vi chiederanno aiuto per cercare di eliminare i corrotti sulla nave. Avrete lì ben 10 minuti per uccidere tutti i corrotti in tutte le stanze, dovrete passare di stanza in stanza che si aprirà ogni volta che ucciderete tutti i nemici, fino alla stanza principale dove ci sarà un nemico che sarebbe un Tanix corrotto chiamato Drivix. Questo nemico si comporta come i cavalieri caduti, spamma in continuazione sfere d'ombra che vi accecano, fa spawnare migliaia di mob, e cosa dovete fare? Dovete uccidere lui, ma dopo che avete ucciso lui eliminare anche tutti i mob presenti nella stanza. E come fare questo? Il mio consiglio, se avete il tocco malefico, Touch of Malice, di utilizzare ovviamente la bolla del titano con l'armatura e uscire e rientrare in continuazione sparando sempre l'ultimo colpo che vi toglie vita, e poi occuparvi dei nemici. Cercate di usare magari un falconotto, un arco, pure in combinazione, sia per fare più danno al boss sia per fare sfere, e ovviamente un titano, in modo che possa continuamente fare la bolla dove proteggervi, prendere l'armatura della luce, cioè benedizione della luce, e continuare a sparare sul boss col tocco malefico. Se non l'avete, utilizzate ovviamente le pesanti e specialmente i cecchini, che sono, fanno un danno abnorme, ma state attenti perché ci sono veramente tanti mob. La cosa fondamentale è shottare il boss il più velocemente possibile prima che faccia spawnare veramente troppi nemici, la situazione di ingestibile. Io spero vi sia d'aiuto questo video su come prendere il fuso martellante. Vi saluto, bitches. Ci becchiamo al prossimo video. Let's go.
useranno, reclameranno ogni casato, consumeranno ogni stendardo. Devi resistere o cadremo.